Buongiorno a tutti, sono nuovamente qui con voi per parlarvi dei prodotti di skincare che ho preferito maggiormente o in misura minore nel mese di maggio. Pensavo di fare questo video di skincare unitamente ai prodotti di make-up che ho sempre preferito e non del mese di maggio. Però nel preparare un po' tutto mi sono resa conto che si tratta di parecchi prodotti, per cui penso di dividere il video. Iniziamo a parlare dello skincare, se finisco parlo anche del make-up, insomma, arrangiamo un po', vediamo cosa ne verrà fuori, sperando che voi abbiate la pazienza di starmi a guardare. Allora, vorrei iniziare parlandovi di questa crema corpo della Qualistar speciale corpo perfetto, lo spray super idratante e tonificante, assorbimento istantaneo, applicazione ultra veloce, efficace 24 ore da 200 ml. Allora, questo in realtà, vedete, ne ho meno della metà anche perché l'ho acquistata a settembre dell'anno scorso, per cui l'ho messa il mese di settembre e per metà ottobre, poi ho continuato utilizzando una crema un po' più ricca. Questa io la adoro, durante il periodo estivo penso che sia proprio una manna dal cielo perché viene assorbita con una rapidità impressionante e idrata veramente, nel senso che quando questa l'erogatore a spray, per cui quando la si mette sulla pelle si ha l'impressione di un fluido molto leggero, invece idrata tanto, pur tenendo presente che io la pelle del corpo molto secca, per cui a questa do veramente un voto 10 e lode. Se la trovate e avete la possibilità di provarla o di acquistarla, io ve la consiglio davvero perché non è un prodotto particolarmente economico, però vale veramente i soldi che fa spendere. Approvata e promossa. Poi volevo parlarvi di un altro prodotto che ho comprato a fine aprile, quindi l'ho iniziato ad utilizzare a maggio, e di cui però ero un po' indecisa, nel senso che io la pelle per lo più secca e sensibile, però in alcune giornate del mese o in particolari periodi, quando per esempio utilizzo un fondotinta sbagliato oppure una crema idratante molto ricca, la pelle tende a diventare mista, soprattutto nella zona del naso, nella zona T classica, un po' il mento. Per cui cercavo qualcosa che correggesse questo stato della pelle mista, ma qualcosa di non particolarmente aggressivo, perché per l'appunto io la pelle secca e sensibile per lo più, quindi sono particolari e piccole zone ad essere miste. E ho acquistato questo tonico che è bifasico, infatti bisogna agitarlo prima di utilizzarlo, ed è la Shiseido Puremis Anti Shine Refreshing Lotion. È un tonico da 150 ml che io consiglio soprattutto per chi ha la pelle mista più che grassa. Grassa non ho proprio idea di come vada, perché appunto io al massimo ce l'ho mista. Però nei giorni del mese in cui la mia pelle si presenta con qualche brufoletto in più, io la utilizzo e veramente mi trovo benissimo, perché né mi asciuga seccandomi la pelle e né mi causa irritazione. È assolutamente piacevole da utilizzare. Invece io dei prodotti che avevo acquistato in precedenza mi seccavano troppo la pelle, e siccome a me è tendenzialmente secca li ho sempre buttati via. Questo invece ve lo consiglio. Poi, sempre della Shiseido, ho acquistato questa scatola che contiene 10 maschere patch per gli occhi. Praticamente Shiseido Bene Fiance trattamento maschera occhi per il contorno degli occhi. Appunto all'interno ci sono, oltre ovviamente al foglietto illustrativo, 10 bustine chiuse, al cui interno ci sono quei particolari
quelle particolari maschere che si attaccano da sole qui sotto l'occhio e si lasciano agire per più o meno un quarto d'ora, poi si staccano e lasciano la pelle particolarmente distesa, particolarmente idratata, e nutrono proprio la zona perioculare qui. Io anche queste ve le consiglio, sono dei pesci assolutamente promossi, per chi ha la pelle secca, soprattutto come me, un po' leggermente, ecco, che tira in questa zona, trarrà sicuramente beneficio dall'utilizzo di queste maschere del Shiseido. Poi vi voglio far vedere per i capelli che cosa ho utilizzato durante il mese di maggio. Io ho acquistato una Glossy Box Flash con i prodotti Hairmed. All'interno di questa flash ho trovato questo prodotto, scusate, questo Hairmed R3 da allora praticamente si tratta di un fluido ricostruttore volumizzante. Tutta questa linea di tre prodotti è ricostruttore, fanno parte della linea ricostruttrice, quindi fluido, sciampo ricostruttore, insomma, per ricostruire il fusto del capello, quando in genere il capello è secco e trattato. Io non ho mai avuto problemi di capelli, però devo dire che l'utilizzo di questi prodotti dopo aver fatto le mesce, quindi con un po' di decolorazione, ha sicuramente dato beneficio al fusto del capello e soprattutto alla lucentezza. Pur non avendo particolari problemi, però mi sto trovando benissimo. Questo è un flacone da 100 ml, si utilizza ogni 15 giorni sui capelli quasi asciutti e si asciugano quasi praticamente del tutto, si risciacqua e si utilizza la maschera successivamente e poi si procede con la piega abituale. Questa è l'unica seccatina, nel senso che è un passaggio in più dopo il lavaggio, ma si fa solo ogni 15 giorni, un prodotto appunto intermedio tra lo shampoo e questa maschera. Poi appunto vi dicevo, lo shampoo sembra Hairmed B6, ricostruzione, rebuilding, bagno eudermico, volumizzante e per uso frequente. Stessa profumazione, stesso trattamento, mi sta piacendo tantissimo. Alla fine io applico questa Hairmed N5, ricostruzione e rebuilding, maschera essenziale. Stessa profumazione che vi dicevo essere molto piacevole, sa di amarina o comunque di frutti rossi, è molto piacevole da utilizzare. Questo barattolo è di 250 ml, un trattamento che veramente vi consiglio se avete la possibilità di acquistarlo. Ecco, l'ultimo prodotto di capelli che per il momento volevo farvi vedere, ma l'ho utilizzato soltanto due volte, per cui ve ne parlerò in maniera più approfondita il mese prossimo, è questo, il Moroccan Oil, che ho trovato nella Sugar Box di maggio. Questo è un olio da 25 ml, l'ho utilizzato due volte sui capelli bagnati, non me li ha appesantiti, me li ha nutriti, e veramente se continua a trattarli così senza ingrassarmeli è un olio stupendo che sicuramente andrò a ricomprare. È stato molto gradito. Poi adesso ecco, passiamo ai prodotti che utilizzo per il corpo. Volevo farvi vedere questo trattamento, proprio parlando della Sugar Box, dei laboratori Filorga Parì. Questo è un kit al cui interno ci sono tre tubetti di filler, siero, crema contorno occhi e crema siero idratante successivo. Si tratta di un trattamento settimanale. Io è una settimana che lo utilizzo, perché lo sto utilizzando esattamente da che ho ricevuto la Sugar Box,
e mi ci sono trovata benissimo. È una marca che si trova in farmacia e se vi capita di trovarmi in una farmacia concessionaria di questa Filorga e potete prendere dei campioncini o acquistare proprio la full size, io ve li consiglio perché veramente un trattamento di bellezza per una settimana della pelle. La pelle appare più giovane, più distesa, più idratata e sicuramente anche il make-up regge di più, con e senza l'utilizzo del primer, perché si tratta davvero di come di un trattamento filler. Questo è a base di acido ialuronico. Ve lo consiglio, voto 10, assolutamente 10, non trovo nessun difetto, nessuna pecca. Poi dovete sapere che in questo periodo, non appena la primavera si sente in misura maggiore, quest'anno sta tardando, adesso vabbè, adesso fa caldo, però ha tardato abbastanza ad arrivare, io vado in fissa per le creme corpo. Ne ho tantissime, sia abbinate ai miei profumi che non. Una cosa che voglio consigliarvi caldamente è questa della Burberry. Non ha un nome particolare, tubo bianco Burberry, lozione profumata per il corpo. Questa è la confezione da 100 ml, si vedrà pochissimo perché la scritta è argentata su un tubo beige, quindi immagino che con la webcam riuscite a vedere pochissimo. È stato un regalo di mio marito insieme al profumo della stessa linea. La sto finendo, è molto buona. Io la utilizzo soprattutto tutte le creme abbinate ai profumi. Generalmente, essendo meno nutrienti delle creme in genere che acquisto io, le utilizzo maggiormente durante la primavera estate, periodo in cui non ho particolarmente bisogno di idratazione corpo, contrariamente all'inverno. Un'altra crema che ho trovato molto buona è questa di Clinance Nutriente, da 200 ml, Nutri Clinance Fluida Corpo antiadibita pelle secca con burro di karité. È una ottima crema nutriente e ve la consiglio anche e soprattutto per la profumazione molto fiorita e anche persistente, però essendo una crema corpo tra quelle low cost è davvero buona. Ovviamente io ve lo dico subito, io quando acquisto le creme corpo non sono una fissata dell'ecobio, dell'ingi, degli ingredienti assolutamente verdi. Ovviamente non mi piace spalmarmi di paraffina o ingredienti poco naturali, però generalmente se utilizzo quella crema mi piace l'effetto che mi dà sulla pelle, anche se vado a leggere che c'è paraffina, magari vado ad acquistarne un'altra che non contiene paraffina, quindi ha un inci più verde, però non mi ci trovo bene. Dipende, insomma, non la evito né se contiene paraffina né se non contiene paraffina. Sono aperta all'utilizzo di tutte le creme. Un'altra crema che mi è piaciuta per il corpo ed è anche questa molto nutriente è la Nivea Pure and Natural. Nel mio caso da 250 ml, questa sicuramente fa parte dei prodotti low cost. L'unica nota stonata e negativa di questa crema fluida è l'odore. L'odore non è particolarmente buono e purtroppo è persistente. Se fosse stato più buono, ben venga la persistenza di questo profumo. Però in questo caso non è particolarmente buona, quindi non mi piace più di tanto. Poi vi volevo consigliare questa crema, questo tubettino in realtà nel mio caso di crema da pochi grammi, la Balm Universelle di Vegebom, che sto utilizzando per le zone piccole, zone disidratate, le punture di insetti. È molto rinfrescante e particolarmente buona. E infine vi consiglio questa crema corpo di Biblos, nello specifico la crema cielo, perché so che esistono terra, mare, cielo e non mi ricordo cos'altro, se è sole, non lo so. Anche in questo caso si tratta di una crema molto leggera da utilizzare anche quando ci vogliamo vestire subito dopo, perché non unge, quindi assolutamente confortevole, assorbibile
umide e altamente idratante, devo dire la verità, e lascia la sua profumazione, soprattutto se amate cielo di Biblos, la lascia a lungo. Io vi saluto e vi rimando al mio terzo video che riguarda il make up dei promossi di maggio. Ciao, grazie per essere state con me.